pazienza. La pazienza non desista. Il vascello ormai in vista. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Fattori Gaming Net. Siamo Tonino e Giangiamen. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buonasera, che dir si voglia, eccoci con Remnant from the Ashes, pronti a fare casino? Ben arrivate le signorine di casa qui in chat, Tare Caprione col sucrè e il procione, tutto pronto? Insomma, noi speriamo di essere pronti, più o meno equipaggiati. Andiamo a toccare il Sto già toccando. solito. Ora lo tocco pure io, non ti preoccupare. Oh là, Sempre. a quattro mani, sacca a lei. C'è il fuso orario sfasato da lassù, no, Caprioli, capisci? Buongiorno tutto il giorno, è sempre stato, che cazzo volete? Però c'è il buio. Oddio, non ho Qua c'è ancora luce, che troppo. buio. Perché lassù non ci sono le nuvole, no? Sei sopra le nuvole. E quindi non ci sono. Infatti c'ho sempre il sole che mi dà fastidio negli occhi. Ecco, mannaggia. Allora, c'è subito una luce di Cristo. È normale? O Ma da dove dobbiamo siamo arrivati? Non mi addentrarci? ricordo se siamo arrivati. Ah, Ah, ecco Cristo. appunto. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Prima la luce. È che secondo me ha più senso. Sì, no, restiamo qua, dai, andiamo di Io qua. Madonna, ho No, toccato viaggio qualcosa. 3! Aiuto, no! Ok, a posto. Andiamo. Vieni qua che vedo. Sì, Prigione del prigione. fondatore. Sì, dai, sarà giusto. Ci saremmo salutati là probabilmente. No, il pad, beh, ma in realtà il pad che uso per il PC è stronzo. Il pad della PlayStation 5, grazie al cielo, è meraviglioso e perfettamente funzionante. E anche il cavo, è proprio il pad quello che è stronzo. E al momento chiaramente non è risolto il problema, purtroppo. E lì gli ho battuto, insomma, non ripeterò quello che ho fatto al pad e al Diverse microfono, cose. insomma, però ecco, lo Direi diverse cose. sapete. Esatto. Se avete seguito Ori, sapete. Vediamo la Se no, prossima andate a vedere per puntata. sapere. Eh sì, creiamo dell'hype insomma con le cose incredibili che abbiamo fatto all'attrezzatura. Penso si possa solo scendere, vero? Sì, ci sono delle Ok. scale, non c'è altro da fare. Dovrò prendermi. Sì, beh, quello dell'Xbox che sta il cazzo, è ufficiale. Il mio Come state, è signorine? China Style. Tutto a posto? Staranno bene, spero, insomma, no? Sono viziate in Non lo questi so, giorni, un sacco di tu le live. sentite. Sì. Ah, cioè, si può scassare? Ma che stronzata, mollale una martellata. Ah, ma c'era un uomo. Ah, sì? Non so, però l'ho svegliato forse perché ho spaccato la porta. Tipo. Ma guarda un È un po'. vecchio. Mai avrei pensato di rivedere un Ma umano. cosa sai che è un Come umano? C'ha accidenti tipo sei un becco. arrivato fin qui? In questo mondo, intendo. Questo significa che il Ward è in pericolo. Ellen è davvero troppo intelligente per Buona sega a attivare lei, qualcosa in caso Meta. contrario. Hololol. Ma io a che ti Guarda serve? che perdo il tappo del tè, cazzo. Ruth sull'atollo. Intendi il Ward 17? E perché mai, per l'amor di Dio? Oh santo cielo. L'artiglio è la fonte. Il sognatore di Asgard era la porta. Il lavoro di una vita. Ti avverto, stai percorrendo una via pericolosa. Ma L'avevamo forse. intuito, penso. E dico forse. Sono Tu 15 ore che riuscirai dove io ho spacchiamo mostri. fallito. Come posso aiutarti? Innanzitutto, chi cazzo è Asgard, per Asgard. dire. In effetti. Quel folle ha connesso un sognatore direttamente ai Root. Ecco com'è cominciata. Non l'ho mai visto. Come avrei potuto? I Root arrivarono da ogni parte. Ma se l'artiglio è il fulcro, Lo sappiamo, sai che ti Caprione, ormai dico? ti seguiamo, cioè, So siamo come salvati, entrare. Ma era C'è Tyra che uno non lo specchio nel sapeva. Ward 13. Oh! Non dove Vuol vivono i sopravvissuti, dire che non segue ma ai abbastanza livelli i inferiori fautori, di eh? sottochiave. Quello Insomma, specchio è non è come una vero. porta per gli altri Ward. Ecco, la chiave ti servirà per sbloccare il computer connesso allo specchio. Ah, giusto. Ma certo. Mannaggia. Sei stato nel mio ufficio, no? Ma come cazzo si C'è chiama una chiave questo elettronica intanto? per il Ward sul mio banco da E penso lavoro. sia Ford. E non so perché non si presenta. È quella. Ti servirà per arrivare al Ward 13. Dirigiti al piano più basso della base. E usala per aprire la porta chiusa a chiave. Va bene. E Certo, tu ma non resti qua? perdere tempo.
I Root non staranno lì ad aspettare. Vediamo se possiamo fare altre domande. No, niente, va bene. Vabbè, a fare in culo, allora. 17, perché noi... Buona grazie, fortuna. Ciao. Comunque, Apriole, se hai finito il lettering durante la live di prima, io la andrei a ricontrollare. Non vorrei che magari qualche porcata c'è uscita per sbaglio. Magari invece di dire, ehi, ciao, Jesse, come stai? Ehi, ciao, Jesse, ti metto le palle. Cioè, sai, così, così. Tanto per, non si sa mai. Io chiedo e metto in guardia. Boh, quindi dobbiamo tornare al World 13, sì. Ecco, comunque sì, dai e metal, usa il consiglio di Tyra, sicuramente ti sentirai meglio in attesa della play. Mangio giusto. Chi sta meglio di lei, a parte mezza gamba? Sì, a parte la gamba, insomma. Che poi ha iniziato la fisioterapia, Tyra. Ha iniziato a fare qualcosa. Se divertire l'editore a correggere. Ma che colpa di Teo. Se scrivi che... lo dirà l'editore! Guarda, è colpa di Teo che mette le palle in giro. È colpa tua. Ah, a che ora? Secondo me ti perdi una live a causa della fisioterapia. Io cancellerei l'appuntamento, veda lei. Beh, dipende dalla fisioterapia che deve fare. Magari riesce a guardare mentre fa fisioterapia. Ah, chissà. Ti perdi Oddworld, stai attenta. Ah no, col cane. Forse spero di non essere già sveglio a quell'ora. In che senso Software Sony ha fanculizzato la tua play, scusa? Cos'è successo? Ah, colpa adesso. Certo, prima i sautori e poi la salute, perché noi siamo salute. Sì, salutiamo noi. Salutiamo sempre, a inizio e fine live. Quindi, a posto. Ah, guarda, ho già beccato il... No, l'ascensore è rotto. Bucchi. Attenzione, c'è una Aster 211, Sakai. Bella trovata. Buongiorno. Ma è ovvio che non serve la fisioterapia. Se guarda, cioè, guardate 2-3 ore dei fautori, cioè, siete guariti. Le suicidate probabilmente. Ah, no, ah sì, no, siete guariti, siete guariti. Da ogni male. Dimentico sempre quando dobbiamo fare marketing e quelle no. Mannaggia, le basi. Penso che dobbiamo scendere tipo all'inferno, possibile? Ma no, c'è qua il World 13. Ma noi siamo c'è al scritto World sul 13. Muro. Dobbiamo andare al 17. Dobbiamo andare al 17. Allora scendiamo, vai. Aspetta, ma se faccio Bibo? Sembra che non faccia effetto. Non è molto... Chi è che sta facendo? Non capisco se sono i vicini o i piccioni, cazzo. Non riesco mai a capire ancora. Perché sembra il tetto, ma ogni tanto sembra la parete. E non capisco chi è che fa casino. Se sono i piccioni che trombano e quindi è boom 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 e fanno casino o qualcos'altro. Qua manca un fusibile, vabbè. Ce l'abbiamo? No. No. Onesto. E qui ma sul serio? E provate a ricostruire il database. Sì, in qualche modo forse se... Ah, ma no, ma che cazzo, io ho il tesserino del World 13, quindi dobbiamo andare su. L'hai provato su? Il tesserino. Avevo provato qualcosa, sì, ma non era andato. Aspetta. No, qua non si può passare. Cacà! Sakai. Allora, aspetta un attimino, ok. Già non sappiamo dove andare, cioè non... Onesto, beh, ma in questo gioco non abbiamo mai capito un cazzo dove andare, in tutta onestà, cioè non è stato il nostro forte orientarsi. Il Leviatano sa perfino le armi, noi non sappiamo un cazzo. Sì, porca troia, il Leviatano sa tutto. Ma guarda, bastava usare la tessera, che cazzo ci voleva? Ma a me non ha dato! No, va bene, forse devi farlo te che sei lost. Certo. Sì. Oh, figa, sì. ho premuto. Neanche aprire qui i tesserini, non so. Ma Dio Madonna, io ho fatto... Aspetta, c'è un PC qua. Che cazzo vuole questo? Vietato l'accesso. Spostati! Ci vuole la chiave. Vai, per fare l'albero. Vietato l'accesso, posta elettronica. Dai, guarda se ci sono i porno di fondo. No, quelli ce li aveva il mio coinquilino. Ah, ok, salutiamo il coinquilino. Ma tu stai vedendo quello che sto leggendo o no? No, io ho fatto partire... Non lo so cosa. Però gorgoglio. Abbiamo deciso di rafforzare. Ma aspetta, ma sarebbe più. Prova a vedere se riesci a leggere tu. Sto arrivando, sto arrivando. Sì. Ora se l'hai appicciato.
Ma non allora, ho fatto niente, sono tipo ho fatto comunque l'accesso. Ok. Destinatario, tutti soggetti a aggiornamento protocollo di sicurezza. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro protocollo di sicurezza a causa dei recenti avvenimenti. Verrà effettuato un controllo aggiuntivo della foto del documento di identità prima di entrare nel World 13. L'ingresso richiederà sempre l'uso di tessere di sicurezza personale. Tuttavia, vi sarà un controllo aggiuntivo dell'identità prima di entrare nel World. Abbiamo già avvertito tutti gli agenti di sicurezza di questo cambiamento. Il nuovo protocollo entrerà in vigore immediatamente. E vabbè, della serie, grazie al cazzo. Della serie, insomma, autenticazione a due fattori, sti cazzi. Come stavo vedendo Fast and Furious, ad un certo punto hanno tirato fuori un floppy disk e mi sono sentita vecchio, ovviamente ha chiuso tutto. Ah, cazzo, quando... Il floppy disk. Sì, quando devono personalizzare la Toyota Supra arancione, vero? Zio Bosco. Il computer è spento in quel momento. Allora, andiamo avanti. Sì, ho trovato un altro PC mentre tu vaneggi cose. Beh, ha parlato di un unico film. Ah, possiamo andare. Che io non ho mai visto. No, certo. No, niente interessante, vabbè. E che cazzo siamo venuti a fare? Vabbè, abbiamo aperto una porta, quindi. Tonno pane bianco senza crosta. Non lo so. Cristo. Com'è? Niente, gli è partita le cose. Era una merda io. Una settimana fa, la merda ieri, e indovina un po', non è cambiato per niente. Tonno e pane bianco, senza crosta, senza crosta. Oh, ma salutiamo il nostro amico Johnny sul lettino piuttosto. Ciao Johnny, come la va? Te vedo deperito, cazzo, però non ti danno mica tanto da mangiare in sta clinica, figa, sempre lo stesso film, che merda. Però ti hanno messo la lampada abbronzante, onesto, onesto. È colpa dell'autenticazione a due fattori, ora che uno riesca a entrare è andato un po' male. Non ce l'ha fatta in tempo. Non saprei dirti il numero. Magari è meglio non risalire perché forse non è il caso. Allora, tra cui tipo l'ultima volta l'altra settimana. Perché non ha resistito, perché cioè voleva guardarlo, ma ha resistito, ha guardato mi sembra un pezzo, poi ha cambiato film e ne ha visto un altro. Però poi ha detto solo fin dove Johnny Trump sequestra Brian e Dom. Ecco, sì. Vabbè. E però poi, anche se è riuscito a smettere, poi non è che è detta è finita la... No, passa qualche giorno e no, devo guardarlo, l'ho iniziato, cioè... Le mani... Beh, non lasci le cose a metà! No, certo. Allora, dove cazzo stiamo facendo? Non so neanche se vuol dire qualcosa quello che io ho detto, ma io... Ma non so neanche se sto tornando indietro o sto andando avanti. No, sto andando avanti. C'è una porta chiusa! Forse ho trovato. Ma i computer dicono tutti la stessa roba. Secondo me sì. È chiusa sta porta di merda. Però forse. Chiave del fondatore. Proverò ad utilizzarla. Sembra che non faccia effetto. Ma la tua mamma puttana? No, meno male non funziona neanche a te. E quindi Bucchini. Hey. Beh. Forse se l'aveva Johnny, cazzo, non ce ne siamo accorti. Allora. Il fattore mi ha parlato di uno specchio nascosto nelle stanze. Ah, c'è uno specchio nascosto nelle stanze in profondità del World 13. Ha detto che io potrei usarlo come un portale per poter finalmente raggiungere l'atollo. Per meglio dire World 17, come l'ha chiamato. Deve esserci uno specchio da qualche parte. Sì, è vero, ha parlato di uno specchio. Allora, qui c'è ancora del sangue, però. Questa persona è un po' fresca. Ciao, Francesco. Ciao, Francesco, buonasera. Come la va? Allora, però è nascosto. No, vabbè, Astro. No, allora, innanzitutto brava che approvi. Però, cioè, non... Hai sbagliato il principio, cioè, perché il trailer del 9, spero ti abbia fatto guardare Fast and Furious, perché voglio vedere Fast and Furious, nel senso. Quindi dall'1 al 3 te li autorizzo, poi possiamo avere un problema io e te. Beh, ma in tipo nel 9 resuscita pure il coso che è morto nel Tokyo Drift. Lo interpreta Han. Sì, lui, no, quell'altro vai, sarà morto e basta, penso, non lo so, o torna anche lui in qualche modo. Secondo me in qualche modo qualche scena forse compare perché recita il fratello e gli fanno un deep... Sì, beh, tanto c'è la tecnologia, puoi fare Davy Jones, non puoi fare la faccia di un altro Cristo, insomma, ci sta. Però. Allora, questo secondo me è la chiave di volta, sembra un portale, sembra uno specchio.
anche se non mi specchia. Astro, ho fatto anch'io lo stesso errore, però cazzo, cioè dal 4 alle 8, al 7, o alle 8 non mi ricordo. Cioè li guardi però, e vabbè, cioè vedi le persone ma dici ma sul serio. Allora... Non ce la faccio, non ce la faccio. Qua che te ne pare? Non sembra un portale tutto sommato in qualche verso? Ma sì, più che altro perché è una merda, cioè. È perché avevo provato a pigiare qua, ma non... Ma è come... Accedi. Aspetta, ma è come se fosse fuso il muro. Cioè, è come se fosse arrivata un'onda energetica. Ultimo fotogramma. Sì, infatti. Ma che cazzo è sta roba figa? Aria condizionata. Hai trovato il fusibile? No, fondi, che cazzo vuol dire? Non lo so. Bisogna sempre tenere accesa l'aria condizionata. No, madonna delle città. Porco, va a fare in culo. Comunque, ovviamente Astro con me ha preso punti importanti sull'argomento, basta. Beh, ma i primi tre sono belli, dai. Quelli, cioè, hanno un senso. Sono belli. Aspetta, aspetta. Ho attivato dei suoni sinistri. Che culo. Risposta del War 16, in che senso? Beh, ecco, diciamo che quella parte io non le apprezzo granché. Poi nel 9 c'è anche John Cena, ragazzi, ma... Cristo santo. Mancavano i muscoli, signori. Non bastava. Beh, Astra li apprezzerà, nel senso, quindi... È possibile. No, ha detto che... Dio mio. Qualcosa da vedere, cioè... Adesso spacco tutto. Allora, dai, perché siamo sempre inculati in sto gioco? Dov'è un navigatore? Dov'è Ares quando serve? Scarti a cazzo di cane. Allora, ragioniamo. No, questo è uguale. Aspetta, ma di qua siamo... Sì, di qua siamo andati. E di qua anche. Ma cos'è quella roba che hai trovato? Non poteva servire a qualcosa. Ma fondi, fondi, cioè... Ah, e che vuol dire? Aspetta, che cazzo ne so? Ah, ok. Però non ce l'ho nell'inventario, ah. Quindi... Sta negli oggetti chiave, aspetta. Sì, probabile. Sì, che cazzo è? Non stupisce che nel War si trovano fusibili. Ah, vedi che è un fusibile, mi sembrava un fusibile. Però perché lo chiamano fondi? Poi lo chiami fondi. Andiamo a picciarlo. Vado a metterlo. Vengo anch'io, vediamo se succede qualcosa. Mi sembrava un fusibile, infatti. Poi ho letto fondi. Sì, c'è anche The Rock. C'è anche The Rock. Due che prima segue, dopo lo aiuta, un casino. Insomma, se guardi Beautiful è più facile da seguire. Tanto qua anche in Fast and Furious ci sono i cadaveri che tornano, quindi. Eh beh, sì. L'hai messi? Ah no, siamo saliti troppo. Esatto. Qua che cazzo c'è? Ah no, qua c'è il reattore, niente. Sì, no, era più sotto. Perché abbiamo aperto qualcosa. Dal vivo non apprezzerei. O stava più sotto. No, dai, prima ho trovato che c'era un posto dove volevano dei fusibili. Secondo me stava qua sotto. Beh, se non stava sopra, probabilmente sta sotto, nel senso, sì. Sì, sì, guarda là, tac. Mettilo. E inculati. Toh, spiccia tutto. Tira... La leva, Krunk! Allora, abbiamo fatto casino. Ah, abbiamo acceso l'aria condizionata, cavoletto, che deve stare appicciata. Questo giustamente torna chiusa perché avremo appicciato. Ah no, spero magari là. C'è la corrente, figa. Onesto. Sì, ma ho usato la stessa tessera del 13. Sì, però mancava corrente per. E su funzionava. Vabbè. Ma su forse c'era corrente. Abbiamo attivato, sì. Ci sono tre bivi. Cioè tre strade. No, questo è vicolo cieco. Per adesso. Andiamo a destra. Beh, ma a sto punto qual è il vincitore dei muscoli? Astra. Insomma, sì, a sto punto. Chi è più fregno, insomma. Allora. No, qua è anche un vicolo cieco, lo andiamo a vedere a sinistra. A parte che secondo me... Ma tra l'altro hanno fatto anche il cartone animato...
Ah, vabbè, guarda. Ma a parte che secondo me no, nessuno batte Vin Diesel nel primo, però. Che senso, infregnaggine. Ah, tra il personaggio, cioè, a parte il livello muscolare, diciamo che è bello tonico, ma anche come carismatico di personaggio. Tutto. Ah, è che era ancora un attore più o meno giovane di belle speranze. Magari. Poi, insomma. Anche se il suo miglior film è per forza di cose Missione Tata. Poco da fare. Ma no, il biondo. Ma come il biondo? Brian, il biondo. Non può. Quelli palestrati, quelli pompati. Piacerà Brian. Sì, ma parlavamo che voleva i muscoli e muscoli, e dopo mi dice il mingherlino. Sì, mingherlino, no, però è onesto. Come no? Oh sì, le zizzone grosse, poi magari ti trovi quella con la prima e te va bene uguale. No, le zizzone grosse, le guardi, quello sempre, però poi magari ti innamori di quella secca, no? Onesto. Lo sto appicciando qualcosa, credo. Forse. Chiave del fondatore. Ah, funziona. Quindi? Non lo so. Ah, guarda, qua c'è uno specchio, qua c'è uno specchio. Io... No, lo stai spaccando? Che provavo. Termina di accesso del cazzo. Inizializza lo specchio, ad esempio. per esempio. Sì, sì, guarda che si è attivato rosso, vai. In che senso? Ma funge. Ah, dai, vieni. Sì, sì, vieni qua che viaggiamo. Ah, ok. Viaggiamo nello specchio dei desideri. Ma no, dai, nel primo no. Adesso che è vecchio e un po' tirato, sì. E vedo sei invecchiato. Ma non tanto bene. Comunque io mi dissocio da questi uomini e viva mia. Ecco. È a posto così. Si chiamava Mia, vero? Sì, sì. Mm-hmm. E lei, insomma, aveva sempre il suo perché. Sì. Ah, qua ci sono un sacco di radici di merda. Quindi ci saranno i nostri amici stronzi. Sa che. Allora. Hello? World 17. Benvenuti nella merda. Qua perché mi sembra di essere tornato tipo in posti di... tipo The Last of Us, eccetera. Perché ci stanno le merde, i refunghi, no? Onesto, in effetti è vero. Molto The Last of Us style. Soprattutto hai presente quando insegui la tipa e poi... Ah, sì, auguri... ma che bella scena. No, spoiler, ma no, le auguri... No. Tanti auguri. Tante care cose. Ce la mandi proprio, più che altro, a tante care cose. Oh, là c'è un pene gigante... tipo sodomizzato, a sto punto. Sembra un po' hentai, direi. Sì, sì. Il pene del potere. Che bella scena comunque quella, madonna. Ti resta impressa per forza. Ah, pensavo il pene del potere. No, no, senso. No. Sembrava un titolo porno, ma... care cose alla signorina. Che bello. Noi avanziamo. Forse dovremmo parlare più del gioco che dei contorni, io te lo dico, perché se poi carichiamo su YouTube... ci siamo arrovellati a cercare come andare avanti, poi parleremo al momento, cioè, onesto così. Questi corridoi infiniti, no? Però costeggiamo. Sì, per cosa merda. Poi? Perché non c'hai ancora i caricamenti dell'SSD, sta merda, quindi devono fare i corridoi... enormi per farti andare alla zona. Sì, ma qua è eccessivo. Sì, sì, sì. Dai, abbiamo raggiunto il pene. Il mini pennino, pene. Il pennino. A posto. Spicciate. Tutti sti puntini, vai. Ste facce. Oh, ragazze, ma figa. Oh, c'è qualcuno non messo bene. Non so se è messo bene in realtà, cioè è mezzo uomo, mezzo radice. Ci ha messo le radici, insomma. Eh sì. Vai a fare in culo. Ancora una volta i bambini del nucleo pensano di poter cambiare l'inevitabile. Non vedono la verità né l'inutilità delle loro azioni. Portiamo purezza al caos, tranquillità alla baraonda. Tutto verrà distrutto e questa è cosa buona e giusta. Amen. I bambini non capiscono. Amen. Pensano di avere vite
degne di essere vissute. Invece non è vero, una merda. Si sbaglia. Vedi? I mondi e il nucleo dei mondi vivono nel dolore, nell'agonia, nella discordia. È positivo, insomma. Ma vogliamo pace, uguaglianza, silenzio. State zitto e mori. Nel nostro abbraccio tutti sono una cosa sola. I bambini si oppongono a ciò a cui non ci si può opporre. Combattono una battaglia che non possono vincere. Le loro azioni sono inutili. Non importa. Battaglia finale, sconfiggi il sognatore, attenzione. Saranno così. Attenzione, scappa la rissa. Contro Octopus di Spider-Man, se non sbaglio. Sì, infatti. Esattamente. Sognatore, vai a fare in culo. Ti sparo sul cazzo. Oh merda, il frullino. Ma cos'è finta davvero? Appena iniziata. Infatti. Dio madonna, mi ha speronato il culo. Oppala. Ah, sei già morto? Ma mi ha one shottato. Salve, quanto popolo! Quanto popolo! E io stronzo che ho ascoltato il Leviatano di cambiare il martello così per la battaglia finale. Cazzo porco! Madò, piano. Bastardo. No, devo cercarlo. No, che ha fatto Matrix, che bastardo. No, sta merda ti frulla dentro. Finirà qua, stanno di troppo forte. No, è troppo facile. Ho sbagliato. No, vabbè, ma ero lontano, come ha fatto a frullarmi? Ti attira quella merda. Dai, bastardo. Merda. Merda, mi ha preso. Cazzo. Sì. Ti ha tirato un dado. Ci ha imbannato una parola, io te lo dico. No, vabbè. Cioè. Riesci a curare? Un momento, c'è una cazzo in team. Sì, vabbè, ma io sto morendo. Che cacchio. Ah, ecco, ora è diventato il mega pene farfalla, occhio. Sì, io continuo a morire. Sì, vai sciallo, zio. Eccolo. Tutto a posto. Oh, cazzo, mettevo. Sì, vabbè, succhiamelo però. Ma che cazzo ha fatto? Sono a terra io. Arrivo. Ha fatto una pioggia di meteoriti. Che cazzo era? Devo stare attento a non dire la parola. Con che passo felpato il Giangia? Era bello da vedere che arrivavi. Dove sei finito? Non lo so. Come non lo sai? Eri qua. Sei scomparso. Ma non ti vedo nel campo di battaglia. Sono in una strana dimensione. Ah. E c'è gente che mi vuole male. Tipo non c'è trucco, non c'è inganno. Giangia si è scannellato. Insomma.
niente, aspettiamo che Gianja riemerga nel mondo dei vivi. Non so se si potrà tornare nel mondo dei vivi. Ma come no? Aspetta, forse devo andare lì. Io provo ad andare lì. Sì, fai con comodo. C'ho circa un quarto di vita ancora per restare a pecora. Attenzione, eccolo qua, Sakai. Ecco, è tornato e boom. Insomma, mi ha mandato in un'altra dimensione, tipo. Bene, bene. Boh, se non muori però dai, la facciamo facile. Sì, sì. E sono morto per restare dai. Te, tra l'altro, figa. Vabbè, ma i meteoriti sono arrivati dopo, potevi stare attento, insomma. E certo, li pigliati pure te. Per Cristo Dio, perché stavo ancora spiccionando là? No, sto frullatore di merda. Devo stare attento. No, merda si può dire, merda si può dire. Grazie al cielo. Merda si può dire. Bella. Bella. Là che ho ammazzato praticamente tutti i piccoli tra me e i minion. Dai, scendi che ci sono tutti i nostri amici, sai, coraggio, vieni giù, vieni giù. Vai avanti, i miei prodi, orco bosco. Arriva la clip del disaparca zio Sido, del disappare Sido. Oh madonna, mi ha inculcato. No, mi ha inculcato. Come anche al photo finish la salva. Dio delle mattine, buonora. Orco. Ma no, frulla tua mamma! Oh, che cazzo! Mi ha tipo fulminato! È che sta roba, se ti becca quasi ti one shot varie volte. A me no, in realtà, a te non so. Ma io c'ho un'armatura più cheap, non lo so. Questo nome frullale de dietro. No, è questo. Che cazzo. Ok, ora è il momento di curarmi. È il momento giusto. Lui diventa una farfalla. Sì, farfalla. Sì, ma si può andare avanti? No, ogni volta dovremmo vedere sta merda? Sì. Sei contento? No. È che perché dura anche un casino se sei lì per morire. Sei anche un po'. Credo che potrebbe scannellare meteoriti, bastardo. Ok, dobbiamo capire dove si fa male perché sul corpo non si fa. Le ali meglio. Oh no, no. Oh madonna, dove sono? Aiuto. Corri verso, devi correre verso qua, verso porta, okay. Qua devi andare. Vado. Per uscirne. Vado. Ok, onesto. Ok, le ali si fa un gran cazzo di male. Hai una cura da buttare, eh? Certo. Sa che. Dio sportivo però. E niente, sei morto per niente, bravo. E tipo lo lancia. Congrazio un cazzo, l'ho lanciata e mentre io scastavo quello lui mi ha colpito. Devo dire. Ho bisogno di munizioni. No, ho bisogno di munizioni. Sì, però così finisco domani. Sì. Se finisco.
Ah, vedo, non posso essere neanche arrestato. Ah, sta roba t'ammazza poi, porca troia. Ah, pure. Boh. Per quello sono morto prima, perché ci sono rimasto tanto tempo, t'ammazza quella roba. Ah. Oddio, ho stare in quella dimensione. Ma per quello hai poca vita. Ma perché il perché avendo poca vita, appena ti colpisce il meteorite che lui ti lancia appena esci, ti frega. Dai, pezzo di merda. Vai, minion. Qual è? Ah merda, ci sono gli stronzini. Orca merda. Che male. Cura. No, che tengo. Ora si può dire. Io. To. Le palle, bastardo. Curati. Salve, Trigger Ares. Salve Ares, buonasera. Come la va? Mi ho sparato sul cazzo molto bene. Dio, ma sta... cazzo, gli stavo sparando, mi ha colpito. Non puoi scappare, muori, vaffanculo, zio, porco. Zio. Quanto mi ha fatto dannare prima di capire come pestarlo questo minchione. Bene. Quindi vedremo ancora molte volte quella scenetta di merda. Ah, sei morto anche tu. Sì, ho cercato di curarti invece di finirlo. In realtà quando ha così poca vita conviene finirlo. Sì. Qualunque cosa tu pensi, Tyra, zitta, non fare niente. Non pensare, non fare, che mi fai paura. E io sono d'accordo, Oh, bene. No, dai. Con Tyra, ovviamente, non con te. Ah, beh, certo. Poi ci rimetti anche lei. Secondo me. Vai, castiamo gli stronzetti. Vedete che ci sono... Stemmer... Orco bosco! Carica sto fucile di merda. Ma Cristo, vabbè, però sta merda sciotta, zio Parco. Ma sei di nuovo a terra? Sì, perché stavo guardando... non stavo guardando lui, stavo guardando i piccoli. E se questo ce l'ha come, anziché con te, che in teoria lo stai aggrando, è un suo problema. Beh, i piccoli, lascia che se ne occupino i tuoi amici palline, cioè... I miei amici palline. Dove... Non c'ho le palle, però sono morto. Ricreiamo un attimo, non è un problema. Vai a fare in culo, ok? No, fa l'orto. In culo. Guarda come ha schivato. E schiva questa, stronzo di merda. Ma va a fare in culo. Bellissimo, dai, stronzo, cazzo. No, uccidi, stai attento. Non credo tu voglia uccidere. Porco. Devo curarmi. Bravo. Strato a chiunque sia, alla Tyra, sa che. Sì, alla Tyra, dai. Ok, la prima parte in... No, non si può dire le parolacce, dai, ma che... Me lo ricorderò. Oggi giornata videoludica difficile per te. Ares, come dirtelo? Ares. Senza parolacce, come dirtelo, esatto. È lì il problema. Porca...
siamo rimasti poi. Sì, vabbè, mo ci fa piccato solo in certi frangenti le ali sono pigliabili in maniera poderosa. Se no non gli fai niente, nulla. No, non colpirmi, ti prego. Ma cosa uovo è finita? Ti sembra finita? Ma non gli stiamo facendo niente! Oddio, oddio, dobbiamo fuggire, John. Verso la meta. Perché tu non puoi rinascere e mandare le cose. Ora si fa un sacco male. Oddio. Oh, da dietro le fai. Vedi, no, anche da davanti, anche da davanti. In realtà è questione, secondo me, che quando ci risucchi ritorni alla vulnerabilità sulle ali. Ho finito le munizioni, vaffanculo. Quello può essere un problema. Sì, ma non gli stiamo facendo nulla. Per non essere volgari. Cioè, il danno sembra porco incredibile, ma in realtà guarda la vita, non va giù un non nulla, un non nulla. È un problema. Dobbiamo trovare se c'ha qualche punto debole vero, tipo, non lo so. Ah, che paranoia. La paranoia quando ti colpisci. Cribbio, dai. Si spara. Cioè, non gli stiamo facendo niente praticamente. Non è gestibile, quindi no. Deve esserci un inghippo che si ricollega a quello che ha detto Ares. Per forza. Più che altro perché così hai voglia. Sì, beh, no, non ce la puoi fare. Madonna. È proprio la mia giornata. La mia giornata. C'ho proiettili sotto. Provo a andargli. Io le sono praticamente sotto, però. Cioè. Ah! Opa. Incubo della. No, non si fa male sta roba. Che non può averci. Oddio, un po' di senso non è vero. Ma... però no. Madonna. Curella. Con girella. Ma se io ti pesto qua riesco? No, sono troppo in alto. Sto trovando vulnerabilità e ho finito tutti i colpi. Sì, no, stiamo sprecando colpi su colpi. E vedo io non c'ho nulla. Ah, oddio, c'ho le munizioni, certo, però. Però qua il buon Ares dice che è un boss di pazienza. Madonna della pazienza. Cribbio. Cribbio. Serio? Cioè io devo pazientare così tanto? Ok, ora di nuovo vulnerabile. Spariamo solo quando è vulnerabile, se no sprechiamo poi. Sì, però cazzo, guarda che quante munizioni stiamo sprecando e quanto poco danno gli facciamo. Sì, sembra. Spero che a un certo punto cali di difesa, non lo so, magari dopo la prima barra. Che se no è impensabile. Sì, ma dopo la prima barra hai voglia. Cioè, guarda che non siamo tipo a un... Sì, lo so, spero che non so si spezzi un'ala, che ne so. Ti ricordi che qualcuno tipo lì si spezzava roba? Ok, è diventato di nuovo poderoso, quindi ora non sprecherei tanti colpi. Sì, no, no. La faccia dell'incubo. Io un minion glielo mando, metti per simpatia. Ma che è stata tosta? Dove? Oddio, mi sono perso, non so dove è l'uscita. Qua. Sì, l'ho visto.
grattini. Sarà finito il timer, no? Possiamo dirle? Per favore, ne ho bisogno. Io sto sparando molto la sua ala sinistra. Ah, boh. Io gli sto sparando in faccia, quindi figurati. Ma puntavo a provare a vedere se si può rompere qualcosa. Sì, ma capisci che non ho più munizioni, fa poco. Se moriamo devo passare a prendere munizioni. Non c'hai le scatole? Le ho finite! Ah, cappe. Sportelloso, eh? Ehi! Immancabile. Dai, sfondati là, la baldracca di merda. Muori e basta, se no, cioè, fai qualcosa. Il minion gli fa tre a colpi di 30. Ah, non ho più munizioni, io non posso più sparare. Ottimo. Allora io non ha senso però che mi prendo munizioni, poi ci conviene morire e organizzarsi con sta roba. Sì. Allora uccidimi, puniscimi! E fu così che andremmo a vincere. Sì. Non è che voi mi date munizioni per caso? Ma sì, loro ti danno munizioni! Ah, non punirmi! Sì, ma cazzo, ma muoio! No, vabbè. Puniscimi! No, vabbè, aspetta, devo spogliarmi, ok. Maledetto Ares, che arriva e dice queste bisaccherie. Eccoci qua, sti giochi mi mettono una calura al corpo. Cosa avete parlato male? Ah, 5 secondi da soli, zio povero. Subito. Maledetti. Teo bipolare. No, era. Valutavo varie opportunità. Sì, torniamo agli altri che facciamo spesa. Ma a quando e come diventa debole? Eh sì, perché un modo per fare come... più danno deve esserci. Onesto. Beh, abbiamo visto come e quando diventa debole. Eh sì, però tra le righe sì. Intuisco che evidentemente puoi fargli anche molto più danno. Eh beh, sì, perché sennò ci metti la vita. Eh sì. Allora, quindi io vorrei potenziare un cannone. Io non so ancora come andare a girare in sto posto di merda. Cazzo, porco, qua! Ma me lo dimentico. Allora. Non ti fermare. Senta, secondo me lei. Ah, è un piacere. Sì, anche per me, bella zio. Dunque. Io volevo fare questo coso. Potenziarlo, se possibile. Come manca il ferro. Chi era che vendeva il ferro? C'era qualcuno che vendeva il ferro qua. Io nel dubbio ho preso 30 scatole di munizioni. Che quello senz'altro, ma ho bisogno di ferro. Che devo provare a potenziare. Sì, capro, è arrivato il momento di potenziare il cannone. Come va? Ah, tutto a posto, grazie, un po' bestemmiato, ma insomma. Ferro. Vai, compralo come se fossero Goliador. Allora stammi bene. Ma anche lei. Oh, questo invece ci vendeva le munizioni. Come può aiutarti, il vecchio Reggie? Ho solo il meglio. Ho solo il meglio, questo lo vedremo. Allora, eccole qua, munizioni. Vai, comprale. Ma con parsimonia, perché comunque ci serve anche soldi per potenziare. Oh, non mi sono perso, bella.
Onesto. Onè. Senta, ho bisogno di nuovo di lei, grazie. Cosa ti serve? Allora, il cannonau. Dove è finito? Dov'è il mio cannone? Eccolo. Abbiamo finito. Non ti fermare. Oddio, costicchia sta merda, eh. Speriamo di non pentircene. No, dai, non ce ne pentiremo. Sei un bel cannone. Sei il mio cannone. Ho fatto un trofeo, come un boss, in che senso? A presto, vabbè, se lo dice lei, questo vedremo. Allora, ora se me lo metto... Aspetta che c'ho anche tre punti caratteristica. Pensiamo bene a cosa ci può servire in questo momento. Devo fare danno, evidentemente devo fare non danno. Non sono in vena di chiacchiere. Fai attenzione là fuori. Una probabilità di critico potrebbe essere interessante. E anche il danno critico. Ma una perforazione di armatura forse. No, quello uno me lo salvo per poi. Poi. Cannonau. Non ti fermare. Al posto del cieco. Ehi, viaggiatore. Certo. È una scelta importante. Il cecchino mi ha... mi ha accompagnato fino a qua, ma... Mi sa che è il momento. Una volta carica, se comunque la impugna muore, torna in vita con il 52% di salute. Posso inoltre subire 10% di danni in meno e sarà immune a effetti di stat, cari. Una volta carica, devo ricordarmelo. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Vai, non ho i minion, però, perché mi tengo la cura, forse è meglio. Oddio, non l'abbiamo usata tanto, però. Contro beh, questo. In realtà sì, però... non serve tantissimo. Non ti fermare. Mi metto le palle anziché i minion. Quelle che ti sei dimenticato sul microfono. Sì, le vado a raccogliere un attimo. Ah, è un piacere rivederti. Cosa ti serve? Ok. Ok. Sì, non penso di dover potenziare molto altro. Ok, sono quasi al verde in realtà. Ma presto. Fammi vedere proprio giusto al volo. Sì, no, ma secondo me appunto oltre al potenziarsi ci deve essere qualcosa sotto. Sì, sì, assolutamente. State a scoprirlo, giovane Padawan. Allora, andiamo. Con questo nuovo cannone voglio fare sake. Vale, in giro per la base. Eh sì, controllavo come sparava il mio cannone. Bene, siamo pronti. A salve. No, 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 salve, 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 salve. Allora, andiamo, sempre un evergreen. Di merda, ma un evergreen. Certo, se lo poi dico io, stronzo. Certo. ma mica che c'ho le palle sporche. Su questo. No, no, cioè, insomma, la mia igiene, insomma, ha il suo perché. Insomma, lavatevi. Come spot pubblicitario. Che puzzate, se no. Ok, e si va. Vai. E comunque avevamo sto stronzo qua tipo tutta l'avventura. Madonna, sta roba se ti colpisce comunque ti sbrega anche l'anima. Bosco. Ok, piccolini e fottuti. Non mi sta dispiacendo come spara stasera, quindi sto dando una chance. Madonna. Oh,
Ah, cazzo, sono andato. Beh, con tutte le volte che abbiamo dormito assieme, ho sentito le puzze. Le puzze. Ma non sì, Tale mi chiedeva cosa si trova della tua igiene. Perché sono vivo? Oddio! Ah, perché c'ho l'abilità! Madonna, bisogna doverla attivare, non è non che sia auto-attivata. Bella zio! Arrivo allora. Non sapevo di essere vivo! No, proprio per niente. Ah, ora penso morirò. Secondo me è una finestra di tempo per farcela. Non è vero. Ma no, se non so quanta vita aveva, magari comunque ti conviene ammazzarlo. Prima. Ah, più di una barra. Non ah, so. Ok. No, tanta roba. No. Sì. Sarà lunga, signori. Va bene, ma siamo ben attrezzati adesso. Non è vero. Non è vero, in cazzo, ma... Ah, cazzo, subito le palle. Di tua madre. No, non attirami verso lo stronzo, però. Dai, basta. Vaffa. Raccolgo le munizioni qua che ci sono. Apposta. Beh, deve esserci merda. Sì. Ah, devo esserci uno alle spalle che mi incula. Curati. Bella curella. Con girella, ok. Carichella, vai. Cazzo. Sei vivo? Sì. Ok, sono morti i minion. Ma perché se la prende solo con me? Cosa gli ho fatto? Ti ricordo qualcuno che t'ha picchiato da piccolo. Curati, Cristo Dio. Occhio dietro. Sì, ce ne ho 4. Non andare a prendere munizioni. Bastardo di merda. Che minion morti? Non è vero, ce n'è ancora uno laggiù. Ti sta inseguendo. Madonna, mi sto facendo il biscio. Dio. Curella veloce. Bravo zio. Ora finisci sto rosso di merda. Oh no. Mi scusi, non volevo. Devi aver pazienza. E tu morire perché ero toccato. Oh. Merda! Bella Jack! Ciao Jack! Dai, ci proviamo! Dai. È un bel insomma. Casino, ma ci proviamo! Se mi vai a cura? Ora che finisce la scenetta, volete. Che palle, però, anche loro potevano tanto. Sì, hit, Cristo, no? Dio. Le falene sono state un chiodo in culo enorme, Jack. Un chiodo enorme, anche noi abbiamo sofferto. Dove sei? Qua. Perché hai anche poco spazio per muoverti, no? Hai quel cazzo di porta e basta. Non colpirmi! E invece te secca proprio, non è non colpirmi. Ma in teoria dovevo rinascere. Prima sono rinato, non me l'aspettavo, adesso che me l'aspettavo non sono rinato. Avrai solo una volta? A partita! Quella era una... non ho capito. Le sto provando a fare in singolo. In singolo penso che sia una roba brutta. Troppo brutta. Forse Ares la fa. Un po' masochista quasi. Ares deve dirci qualcosa. Comunque sì, sto gioco devo dire che non è male, ha una bella difficoltà.
però in cooperativa dà veramente sicuramente il meglio. Ok, ci sono, sono nati gli stronzi, penso. Sì, ciao zio. Forse qualcuno mi sta cercando di fare del male. Non osare schivarti dai miei colpi, male meschino di merda. Prendo io nel culo, c'è qualcuno alle mie spalle. Brutta merda. Vabbè, quello è morto, vediamo se recupero munizioni utili, sì, bella. Dov'è il tipo? Oh, mio, non Sakai. Ok, ok, diciamo ok. Diciamo ok. Questo è proprio uno stronzo. Questo è proprio uno stronzo. Ma più la seconda parte che la prima, la prima. Sì, 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 la prima è easy. Qua, madonna. Beh, tanto è buono che siamo tutti vivi, quindi insomma, è già qualcosa. Allora, adesso sappiamo che non si fa granché male. Ok. Io provo a mollargli un potere per vedere. No, per. Poca roba. Sì, sì, no, è per provare. Ho provato a colpire in culo, ma forse gli è piaciuto. Ah, Dio Madonna, devo trovare l'uscita. Non la vedo, non la vedo, non la vedo, non la vedo. Eccola lì. Corri, ragazzo, laggiù. Ta-ta-ra-ta. Okay. Manca il Leviatano che la canta. Esatto. Però, vedi, siamo sempre lì, cazzo. Che c'è una parte sull'addome vulnerabile forse ogni tanto. Dove io prima gli sparavo lì, però non è che ha cambiato granché. No, assolutamente un cazzo. No, sto cercando di capire dove può essere. Ho finito i colpi, Dio Madonna. Guarda. Che? Guarda. Cosa stai facendo? Gli ho mandato le palle verdi, Ma anche io gli ho mandato prima, non se ne è curato. Forse perché non era ancora il momento. Gli sto facendo 20.000 e passa, spara che gli stavo facendo 20.000 e passa. Basta, è finito. Ok, vabbè, però almeno forse è spottabile. Qualche potere doveva far qualcosa. Corri, cazzone. Vai. Sparo le palle. Ah, cazzo, finito. No, non so se va bene adesso, ma prova. In teoria quando torni. Ah, forse quando fa sta merda di mossa. Sparo sul cazzo. Arriva bene uguale. Io devo appena ricaricare il potere. Aspetta che mi prendo munizioni tra le varie. Ecco. Io anche sono a zero adesso. Va bene, però l'importante è aver capito qualcosa già. Fatto, vai, andate, palle, andate, cazzo. Sì, sono andate, no, 3, ah, cazzo, no, momento no. Sbagliato. Dici che c'è un momento, sei riuscito a capirlo, sì, come sì. L'hai fatto? E tipo, che così se ce li ho carichi, le palle gli le spari. Bella domanda. No, non l'avevi capito. Sicur- No, è successo, ma non Ah, mi ha detto so di sì, infatti dopo mi hai sorpreso con bella domanda. Bella domanda. Penso dopo sta roba qua, o quando si sta caricando, tipo. Tipo adesso potrebbe essere buono. Allora gli sparato, non gliene è fregato un cazzo. Quando tipo si piroletta su se stesso, forse. Ecco, adesso, forse adesso. Non ce li ho. No, era per capire, okay. Non so. Madonna. Io l'ho preso che stava facendo. Ecco, sta roba. Ah, quando si carica, insomma, perché beh. Tipo lo stuni mentre vuole fare il cazzo grosso, ok. Tipo forse adesso potrebbe essere un bel momento. No, adesso è 3. No. Vedi, adesso lo sta massacrando, ma poca roba. Ma perché ci hai provato a lanciargliele? Sì,
Sì, sì, sta facendo danni, ma quelle poche robe. Ah, ok. No, perché ecco, deve essere adesso, secondo me. In una finestra poco ci vuole... dopo a sta roba, no? Dove cazzo è l'uscita? O quando si piroletta su se stesso per mandarci qua. Ciao Albino! Ah, quando respawnate. Ah, Cristo, ciao! Sì, anche secondo me dovrebbe essere più o meno da adesso. Sì, sì. No, no, vedi che sono andate a vuoto. No, l'ha colpito, ma non ha fatto quella roba lì. Cazzo, vabbè, anche poi gli sono questo stronzo. Eccolo, eccolo, appena sparato le robe, guarda quanti danni che li facciamo. No, adesso è passato. Sì, no, vai, sì. Li sta facendo, li sta facendo. Sì, ma gliel'hai lanciata. Sì. Inculati merda. Appena sparato le palle. I meteoriti, quelle palle lì, ok. Sì, quelle palle lì. Sì. Appena le spara. Porca cazzo, ok, qua davanti, a posto. Devo ricaricare anche munizioni. Niente. E perché a me sì e a te no? Non lo so. Aspetta che mi do una colata la prima che si fa. Ecco, guarda, io li ho mandati adesso e sto facendo un danno della malora. Vedo. Sì, sulla testa tipo lo crepi. Ah, no, perché esce proprio fuori il suo cazzo di corpo, ok. Morto. Cosa succede? C'ha davanti, gli esce il pozzolo. Uscita. Sì, ma non ho capito, cioè, non so, c'è la foma, non c'è. Sì, il tempismo non l'abbiamo capito perfettamente, ma ci sta andando, quindi sti cazzi, ragazzi, sti cazzi enormi. No, adesso no. Ah, ci ho provato. Niente. Non ci prova. Ok, tipo adesso farebbe più o meno, secondo me. Quando c'ha quell'area tipo nera, ecco, una roba simile, secondo me in questo momento qua più o meno. No, okay, prima di lanciarle comunque. Ora ci provo. Mandate. No? Eccolo, sì, adesso sì. Ok, via. A sparare. Gli ho sparato anche l'altro potere. No. Ah, però adesso è diventato 3. Continuano a farti pochi danni adesso, però. Prima che facciamo. Vabbè, probabilmente dobbiamo aspettare il Sodeco di tornare in sta merda. È uscita di là. Bene. Ok, sì, andiamo a bestia. No, non abbiamo l'OnlyFans. Non ancora. Gli orbaccioni. Merda. Adesso sarebbe il momento, secondo me. Quando lui inizia a pomparsi, tipo. O adesso qua. O appena lanciate che. Vedi che c'ha tipo un alone nero attorno al collo. Ok. Dici che può fomentare. Ecco, tipo adesso dovrebbe. Adesso gli sto facendo danno. Adesso non più. Perché deve essere. Deve venire proprio fuori lui, no? Non so, io non vedo se viene fuori lui. Sì, prima ci ho fatto caso. E quando si faceva tanto danno è perché lui è là nel torace, no? Come bozzo. Sì. E allora quando viene fuori, se lo colpisci a lui, fai danno. È lui che fa danno. Ed è tutto l'infans, Tinder. Ci dissociamo. Chi ci avete presi? Per persone poco serie. Chissà perché. Onesto, sarà roba giusta. La dimensione ve la darei. C'ho una palla pronta. Vai adesso, prova adesso. Niente.
Vabbè, non sai usare le palle, però. Oh, l'ho lanciata quasi un pelù prima che tu me lo dicessi. In teoria il tempismo era buono. Ehi, ehi, ehi. Anche nei momenti peggiori, lei, ehi, ehi, c'è sempre. Mancabile, cazzo. C'è un'altra palla. Sono pronto. Vai. Adesso. No. Prova. Sì. No, non ormai. Me l'aspettavo. No, secondo me quando fa sta roba non è il momento giusto. Una palla pronta sul microfono. Io mi dissocio. Dai, ti sono sotto, sono pronto a colpirti. Vai, fai le tue cazzate. Adesso gli sto facendo dannissimo. Io, mi ha inculato. Ha mirato me. Madonna. Però è il momento di colpire. Sono vivo, lascia stare. Perché so, c'ho il respawn della merda lì. Infatti non mi sono neanche avvicinato, guarda, non preoccuparti. Ottimo, team spirit. Dai che è quasi sfondato sto foglio. Dobbiamo aprirlo ancora una volta ed è andato. Dobbiamo aprirlo ancora una volta. Se userai anche tu ste cazzo di palle. Ho usato le palle l'ultima volta. Sì, ma per fargli danno. Ah, sì. Cazzo Raccoon, buonasera. Ciao Raccoon, arriviamo. Appena sconfiggiamo questo balotto. Forse, se ce la facciamo. Ma certo che ce la facciamo. Ho una palla. Dai, o ti apri davanti o ti apriamo il culo, però, cioè. Anche lui, no? Deve far delle scelte. Eccolo! Inculati, minchione di merda. Dai che è morto! No, dai, non puoi resistere! Ha resistito, cazzo. Beh, ma adesso vaffanculo. Sì, beh, adesso gli tiro anche la mamma. Dai, tiragli le palle. Ora gliele lancio, ce ne ho due di palle. Finalmente. Ora gli tiro le palle. Prendi queste palle. Ho sbagliato la porta, eccoci. No, me le sono prese io. Non si prenda le palle. Prenda le palle. Niente da fare. Vabbè, faremo senza palle. Sì, vaffanculo. Ora ti apriamo il culo. Come una scimmia farebbe con una banana. Oh, sono a secco, Cristo Dio. Niente panico, c'ho la pistola. Sì, adesso muore. Boom, bitch. E tua mamma non è morta. Sì, guarda che saccascia sta merda, inculato. Vai. Sì, l'ho aperto. Non lo so. Mori, Dio Bosco. Quante cazzo di punti vita ci avrai ancora? Avanti. Devi arrenderti. Ai fautori, vai. No, credo non è vero che fosse una cazzo. Invece siamo noi che stiamo rischiando di morire. Tua madre. Adesso rischiamo. E dalla sta vita. Dalla, vaffanculo. Sì, va a cagare. Con tanto di palle. Oh. E ora scoppia, maiale. No, aspetta, adesso c'è il terzo di me. No, gli mettiamo un dito nel culo qua. Lode alle armi. Lode ai fautori, che alle armi. Sì, in effetti. Ma che si è ribaltato. Metti qualcosa in gola che così soffoca. Ora così siamo sicuri che è morto. Sì. Cazzo, mo succede pure il bordello. Poi vi leggiamo tutti, però è un attimo complesso. Bel vecchio legno quando non ti cerca di uccidere.
Ah, era mio padre. Tuo padre era un albero. Era diventato un frutto. E ci andiamo così. Andarsene senza fare gli ultimi danni, giustamente. Certo. Ah, così. Ah, e ci congediamo così. Non torniamo nel World 13 a dire, uè, figa, abbiamo risolto la situa, no? Ma si è saltato tutto. Ma non è saltato l'isolotto? Loro non erano proprio sull'isolotto, in teoria. Era un po' separata la cosa, no? Non sarà ma se questo tutto, l'abbiamo trovato nel World... eravamo nel 17. 17. Dici che... vabbè, morti tutti. Che tristezza. E la fine però. Più stupida... sì, sono rimasto un po' come un coglione. E ce ne andiamo così. Col nostro... in barchetta. No, sì, perché... quello è. E insomma, cioè abbiamo raso al suolo roba... e non ci hanno fatto manco capire se magari... cioè, sì, in teoria i root li abbiamo sradicati, ma... non so, un po'... cioè, bello da giocare, ma... sì, sì, da giocare, sì. Direi quasi amletico. Leggi il trivia di Raccoon. Esatto, che probabilmente è molto Nicola, più vai. Interessante. Che è molto più interessante. Sì, sì, io l'ho letto, è meglio sicuramente. Ecco. Secondo Alive, secondo trivia del giorno, l'incubo, che nel linguaggio corrente assume il significato di brutto sogno, nella mitologia assume una pletora di significati. Nella mitologia greca, l'incubus è il maschio della succube e provocava brutti sogni... sedendo sullo stomaco degli addormentati. Le succubi provocavano altre cose. Probabilmente... allora, le parole inglese e francese per incubo, nightmare e cashmere. Cashmare. Su mare. Su mare. Cashmere. Fa-fa-far. Cashmere. Indicano due mostruosi cavalli infuocati. Oh. E questo era bello perché mi ha fatto ridere. Perché uno fa gli incubi e l'altra fa sborrare sostanzialmente. Io mi ricordavo che c'era il... si chiama il cinghiale sullo stomaco. Sì, anche a me è venuto in mente subito quella del buscopo. Anche cazzo. Bene, mi sembra... beh, devo dire che è stato un trivia bello e anche rallegrante visto questo finale bizzarro. Non c'è neanche la musichetta di ma sottofondo. Ma neanche la musica? Dei sotto... eh sì, sono dei cazzi di coda. E so... dei cazzi di coda, attenzione, esatto. La coda di cazzi. Oh, attenzione, va via, dopo... niente. Grazie Raccoon, come sempre. Buonasera Federico. E ben arrivato a Federico, giudizio critico, palle, palle di tutti i generi, onesto, palle. Sì, beh, oggi la parola del giorno era palle e culo, che è stata bannata in 2 live su 2, tra l'altro, maledetti. Sì, però, cioè, che finale è? Seriamente? Sì, sono rimasto un po' male, tipo, ah, bello mio, dando sta pacca alla barchetta del legno e se ne va. Molto bizzarro, devo dire. Le succubi ti scopano come Sephiroth e Cloud in maniera molto violenta, allora onesto, ci piace. Poi, chi è il monaco che ha fatto il finale? Non lo so, però sì, è stato un po' bizzarro, effettivamente, un po' bizzarro. In attesa dell'host, quindi forse tu puoi farli passare, magari abbiamo il finale segreto, non lo so. Ma che finale segreto? Ma cosa? Ma non lo so, magari va bene al bar dopo quella barchetta, no? Che ne so, magari, almeno sarebbe un degno finale. Però adesso mi domando come cazzo, adesso quel mondo del Leviatano... come fa a essere infogliato come una scimmia? Ma no, ma perché effettivamente questo. Da giocare è bello e divertente. Cioè, quello penso sì, non si però, possa negare, cioè, la storia, però... ma vabbè. A livello di storia, eccetera, cioè, non è che ti ha dato sta grande emozione, No, fine. No, no, bene. Ah, portami il cuore della bestia, tieni, t'ammazzo. Vabbè, non è sempre necessario, ecco, la storia trascinante, ecco, per carità. Vabbè, però almeno che sia un po'... padrone il gameplay, però... sì, sì, no, okay. No, la trama, secondo me, poteva essere anche abbastanza standard, barra piacevole, per appunto farti godere appieno il gameplay e darti il trascinamento. Ma alla fine c'è il solito cazzo di casino, qua c'erano i root, dall'altra parte i non sì, morti. Però era poco... era molto... cioè, secondo me era scarno, nel senso tipo, ok... cioè, ti davano delle pillole comedy. Sì, non allora so, magari non so che se... poco. Sì, beh, quello senz'altro. Però... poi non so se, ecco, come stile Dark Souls, che tu leggi tutti gli oggetti che trovi, in realtà
scopri una lore che è una Madonna. Esatto, cioè esatto. Là c'è una vera Madonna, prima o poi dovrò informarmi veramente bene perché è una roba incredibile. Qua magari era uguale, ma ovviamente non l'abbiamo colto perché il nostro obiettivo era fare legna da ardere e non carne da macello, perché no, stavamo ammazzando. Chiaro. Quindi onesto. Però ecco, il finale ha fatto cagare. Cioè io, per dire, i Dark Souls, tutte quelle robe lì che comunque li ho giocati senza purtroppo approfondire durante la run tutti gli oggetti e robe, comunque il finale mi dava un senso, ok, ho deciso che cazzo fare del finale, no? E qua invece, insomma... Non me ricordavo che era quella bamba che potenziava il cannone, però sapete voi. Si sono sprecati tantissimo, sì, poi... Sono degli spilorci, tutti i bei giudizi. Cinghiale sullo stomaco, da... sì, un digestivo, esatto, sì, digestivo. Non mi il Brioschi, il Brioschi. Ah, Brioschi, bella Brio. Ma se non sbaglio, le scupe non andavano solo dagli uomini. Magari gli piace tutto, che ne so. Basta scoffare, magari, non lo so. Comunque, ciao a tutti, ero in Lurker Mode, dal Potenzio con la... Facevi il guardone. Ah, vedi il Federico, bravo. Ti sei perso comunque... questa forse te la sei un po' vista, ma devi recuperare anche il pomeriggio. Fidati, perché ho posato cose in luoghi. Insomma, non avevano altre idee, l'hanno fatto finire... in realtà, come ha detto Ares, in effetti hai raggiunto il tuo obiettivo, però è stato molto tipo fracabotton salta macaco, no? Senza enfasi. Sì. Non c'è un endgame neanche, ragazzi. La rigiocabilità si limita alle mappe generate ad ogni run. Mod casuali, scelte diverse, ma la storia, se non ti leggi tutti i documenti, è la base delle basi. Profezia, arrivi, butti giù. Onesto. Sì, certo, i documenti nei vari PC o i libretti che trovavamo sicuramente avrebbero aiutato, sì. Ma scusa, ma c'è uno che si chiama Rami Arati? Cioè, ci sono i root e c'è uno che si chiama Rami? Vabbè. Onesto. Soprattutto Arati. Dei rami arati. Sì, esatto. Dei rami arati. Scusa, stavo leggendo. È un nome a caso che ho preso, però. Certo, è più stupido. Bene, salutiamo Rami, il nostro amico che ci segue. Grandissimo. In Lurk anche lui. Dovremmo permettere alla community di tipo dare il voto a quando finiamo di portare un gioco. Quello lo possono fare, in realtà. In realtà tante volte lo facciamo a fine giochi, ecco. Anzi... Fatelo. No, ma proprio una roba ufficiale, tipo che dopo resta, no? Come asso di recensione, ma non nostra, una recensione di tutta la community. Ah, ok, quello non saprei come farlo eventualmente. Dopo la si mette... per esempio potremmo mettere un post su Instagram, tipo, abbiamo giocato a Remnant e la nostra community l'ha valutato 5. Ok. Sì. No, è sicuramente positivo perché appunto è stato divertente, alla fine ti dà quel 15-20 ore oneste, poi era gratis, sì. Insomma comunque anche ma se lo pagavi. È bello. Cioè. Sì, quello dai, ci siamo divertiti assolutamente, tra ammazzate, sparare, qualche cagata qua e là, in realtà fico. Poi sì, insomma... tra sparare, virgola, qualche cagata qua e là, sì, cioè non era di sparare del gioco. No, esatto, solo ma qualcuna proprio a caso... stai ruttando, Capriole. No, non ruttare. No, i root. Sì, ma lei stanno i root. Lei è molto scostumata. E Gianza che sparisce. Quello è stato il culmine della serie, se non sbaglio. ma aveva già imposto le mani, boom, sparito. Sai che è lei, signorina. Siamo tornati di qua. Ma... Onesto, non avevamo spaccato tutto. Adesso non sto capendo un caso. Non lo so, ma... Insomma, siete tutti vivi. Zio! Allora siete vivi. Però, cazzo, se è crollato tutto, questi sono morti, noi siamo andati via come fotte sega, comunque. Non lo so, magari hai ragione tu che era un altro posto. Spero di sì. Ares, magari tu che hai capito. Perché... forse sì, perché sì. Siamo passati nello specchio, sì. Tra le varie, sì. No, loro sono vivi, dai. No, figa, abbiamo fatto una strage. Dai che... Facciamo così, votate un attimino, che così facciamo una media, vai. Ares dice, ma col cop 6.5, onesto, sì, è un gioco che secondo me viaggia tra il 6.5 e 7. Noi abbiamo sempre quel almeno mezzo voto / un voto in più a qualunque gioco che tocchiamo, mi sembra onesto. Cattivare e scolpisce. No, secondo me è onesto. Ci becca sempre molto, secondo me, con i voti. Siamo sempre piuttosto d'accordo. Insomma, decimo più, decimo meno. Stiamo là. È molto onesto. Un bravo ragazzo. Il war non è sottonatore. Vi siete teletrasportati. Infatti, con lo spiego. Tutto quel casino confusibile. L'aria condizionata, come minimo.
Comunque sì, secondo me è uno di quei giochi che si aggira intorno al 6,5-7, dai. 7 ci può stare, perché fa Sì, comunque il grazie a Dio sopporto c'è la dov'è. giocabilità. Sì, punta molto su quello, direi. Quello effettivamente, dai, è stato bello. Poi c'era Hey, quindi... Ecco, dialoghi da migliorare. Quello dici, vabbè, già tanto che c'è il doppiaggio per un gioco del genere, quindi diciamo che in un certo senso lo scuso. Chi è che mi Beh, ha preferivo salutato in casomai questa maniera, dialoghi detto... migliori ma senza doppiaggio. Quelli purtroppo sono sempre un pantalone da kill. Sul 6, sì, dai, vediamo se vota ancora qualcuno, ma direi che un 6, 6 e mezzo è un po' quello che si pensa. È anche abbastanza onesto, ecco. Speriamo comunque, al di là di tutto, che vi siete divertiti a vedere le nostre eroiche gesta. Quello assolutamente è l'obiettivo primario e fondamentale di Non qualunque piacere porcata vedere. portiamo. Il divertimento nostro e vostro, ma dai, penso di sì. Avete partecipato sempre tanti col Sakai, con le scannellate, quindi penso di sì. E se no, Sì, dite di beh, sì lo comunque, stesso. almeno io vedo che siamo in 12, salutiamo, non siate timidi, però diciamo che per quelli che hanno votato al Folluate, momento siamo sul folluate. 6, dai. Esatto. Ma sì, tra loro e Una noi, più o sufficienza. meno. Ma sì. Più o meno sì. Bravi, bravi. Però ti dirò a sto punto, che visto che abbiamo finito i cooperativi di nuovo, Sì, per un pochino li potremmo ho veramente fatti, ma... portare zombie army a sto punto, provarlo. Non Almeno so se voi provarlo, avete dei sì. pareri. Sì, perché c'è sta roba Ho letto che è gratis, col divertente in Plus. teoria. Potremmo provarci, almeno per averne qualcos'altro da portarvi in cooperativa ci proveremo quantomeno. Poi vedremo se vale la pena e continuarlo, se è proprio bocciato perché fa cagare. C'è anche questa possibilità, ovviamente, vedremo. Eh certo, certo. Però sì, dai, così almeno adesso che arriva il weekend potremmo provare questa roba in attesa di cooperativi. Perché al momento, Sì, sali. ahimè, latitano. Tanti single player, ecco, Vabbè. però... Beh, torneremo su Don't Starve perché abbiamo fatto anche, avete visto i Eh sì. Esatto, tutorial su come farmare, là ci sono tante novità e anche se l'abbiamo riusciamo a sopravvivere un scoperto. po', viene fuori sempre il delirio, cioè almeno veniva sempre fuori il delirio. Se ti impari a dare le E non solo a coordinate. sinistro, No, no, ma Ecco. parlavo anche di quando abbiamo fatto resistenze di centinaia di giorni, nel senso, Sì. scattava sempre qualche momento di panico e Sì, idiozia. riuscire a rifare una run del genere sarebbe figo. Io intanto ringrazio Ares, che lui ringrazia, ma noi diciamo grazie a Ares. Ah, pensavo grazie al cazzo. Grazie ad Volevo, ma sono Ares. stato molto bravo a salvarmi in corner con grazie all'Ares. Grazie Ares, anzi, grazie Ares, e grazie a tutti, assolutamente, perché siete stati molto... Come Presenti. definirvi? Sì, no, ma volevo dire una stronzata Partecipativi. e non mi è riuscita bene. Vabbè, comunque bravi, cazzo, porco, a stare con noi Basta che tutti i uno vada a giorni. riguardare la chat di Discord per capire, cioè siete stati molto, basta, cioè. Sì, siete stati molto e Non... basta e avanza. Sì, ieri mi avete fatto un po' godere, devo dire, su Discord. Siete stati proprio ignoranti e la cosa mi è garbata molto. Bravi, bravi, è così che vi vogliamo. Ignoranza. Grazie, Graziella, e grazie all'Ares. Esatto, Astra. Te la finisco io la frase con del garbo e riserbo. Mamma mia. Mi piace quando sbucate a cazzo di cane in chat così. Piacere. Bravi, bravi, così. Bene. E dulcis in fundo, signore e Un'oretta e signori. mezza fatta bene. Sì, poche cose fatte, ma erano a Dov'è? occhio di in culo, quindi ci sono voluto un Più che po'. altro praticamente solo il boss finale abbiamo fatto. Eh sì, è trovare il fusibile e poi il boss. Ci è voluto un attimino, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, però un gran finale, un grande Sì, episodio finale. dai, ci siamo divertiti, abbiamo fatto il nostro delirio. Ci avete un attimo castrato quei 5 minuti senza culo e poi altri 5 senza In parolacce. che senso? Non potevo dire culo. No, non ho più il culo. Oh no, mi è sparito il culo. E beh, io sono sparito tutto, vedi te. Sì, madonna. Che forte. Sì, dai, è stato bello, è stato divertente. È stato bello portarlo. Devo dire che sono contento perché era un gioco che comunque avevo un po' adocchiato già tempo addietro. No, con chi stavi litigando? Chi?
Che non potevi seguire. Eh no, è Astro, perde tempo a litigare invece che a seguirci. No, adesso ci metti viva voce nella casa Astro e diciamo, zio maiale, ma... no? Cioè, dovete lasciare Astro, guardare le nostre cazzo di live di merda, perché sennò non si diverte, va bene? Deve poterle vedere. E dopo vedere. È stressata. Ecco, e si incazza con gli altri, invece non devi restare carina e coccolosa perché si carica con le nostre porcate. Quindi, casa di Astro, lasciate Astro in pace in camera sua, a ridere a squarciagola, perché poi la prendete per pazza. Non è pazza, è saggia. È fautrice, è saggia. Non importunate Astro in casa di Astro. E che cazzo. Bene. Penso abbiano capito. Ok. Salutiamo casa di Astri cordialmente. Grandi, grandi. Bene. Bene, bene, ma che belle queste live, tutte molto potente. No, mi sono divertito meno anche male a litigare, che le prepariamo no, prima. Sì, sì, tutto molto preparato, assolutamente. Abbiamo scritto ad Astri in privato per dire cazzate. Però ti sei divertita di più con la live, vero Astri? Non ferirmi in questo momento o non ti proteggerò mai più, sappi. Pubblicità al canale di alto livello. Ma per forza è così che si fa, è così. Ma scusa, stavo vedendo tipo mentre cercavo un'immagine per mettere su Instagram col voto eccetera, delle votazioni: 4.5 su 5, 9 su 10, 8.5 su 10, 8 su 10. Mi sembra un po' eccessivo. Ma adesso, più che altro, cioè, per essere un indie è ben fatto. Se sì, per no, quello no, secondo me ci stava almeno un 7, perché comunque un indie non un AAA, quindi per la qualità barra budget, secondo me, è lodevole. Qua hanno fatto una bella struttura di gioco. Anche boss molto variegati, no? Per dire, io che ho giocato recentemente Mortal Shell, mi sono... Sì, oddio, divertito una parola grossa, perché ho tanto bestemmiato e preso paura. Però, cioè, mi è piaciuto in un certo senso finirlo, evidentemente sono un po' sadico, no? Masochista, non sadico, masochista. Beh, anche sadico sei. Ah sì? No, non so se soffro a vedere gli altri soffrire. Beh, nei giochi sì. Va bene, videoludicamente sadico. Però ecco, effettivamente il modello di combattimento era un po' troppo uguale a se stesso per ogni nemico barra boss che incontravi. Qua invece era anche variegato, quindi tanti punti secondo me per questo... Cioè tanti punti, insomma, un voto onesto per questo Remnant tutto sommato. No, ma siccome i voti non li decidi tu, ma la community non sarà il 7. Lo so. Però volevo dare la mia prospettiva videoludica. Comunque, non gliene fregava un cazzo nessuno. No, invece sì, almeno ad Ares sono sicuro di sì. Ad Ares, vabbè, sì. Spara sulla Croce Rossa. Anche ad Astro interessava, anche a Capriole. Anche a Federico, sono sicuro. Federico? Vieni in chat, aiutami. Insomma. Bene. Vabbè, bene. Dai. Signori, direi che abbiamo fatto... Battaglia se! Esatto, il nostro porco dovere anche quest'oggi, tra pomeriggio e sera, vi abbiamo offerto 5 ore quasi di bordello, e spero li abbiate apprezzate. Domani direi che non ci siamo, perché io non ci sono, e quindi... Bravo Federico, dopo te faccio... PayPal e bonifico, esatto. No, domani si direi che è complesso, però venerdì si torna sicuramente. Io torno il pomeriggio, poi vediamo se riusciamo a cominciare già venerdì l'altro gioco o comunque nel weekend, insomma avremo senz'altro del tempo. Sì, che scherzavi Astro, non fare la diffidente con me. E così ci aggiorniamo come sempre su Discord barra Telegram e tutte quelle robe lì, e chi non c'è venga. Sì, si aggiunga lì Twitch, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Li ho detti tutti. Olè, senza sbagliare, bravo Teo. E, non t'ho ascoltato, non so se li hai detti tutti. Beh, c'è la replica, poi te vedrai che sono. Chiederò a Capriole se è vero. No, Capriole fa la scostumata di dice le cazzate. Volevo dire ancora qualcosa, mannaggia. Guardate la clip su Discord, sei riuscita a mandarla? Bene, poi vedremo. Comunque sì, questo è quanto. Mi sono perso il pensiero intanto, ovviamente. Ah sì, volevo salutare anche chi lo guarderà su YouTube. Ciao e grazie, perché chiaramente verrà caricato anche lì. Iscriviti, lascia il like, bla 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 bla. Esatto, e dai un bacio a chi vuoi tu. E basta. E basta. E basta. E basta. E basta. Basta. Sono stanco. Bene, no, badù niente. Signori, vi salutiamo. Vi ringraziamo ancora, un bacino della buonanotte, adesso che c'è buio. Esatto, adesso è buio davvero, e ci vediamo presto. Un saluto a tutti. Ciao.